Omnis, dal latino tutti, è una delle opere ideate e create da Sara Renzetti e Antonello Serra, due artisti che, dal 2009, lavorano nel progetto Santissimi. I loro lavori hanno in comune l'aspetto della spontaneità, infatti tutte le opere sono frutto della comunione fra i due artisti, che, unendo spunti e idee, creano le sculture. Omnis è un'occasione di pensiero, libero dai dogmi del significato, una forma comune di vitalità e uguaglianza. Il contemporaneo si mescola con la vita e si cerca di dare dignità anche a prodotti di scarto. Per creare Omnis, i due artisti sono partiti dalle feci del loro cane Salomè per capire come arrivare a formare l'opera vera e propria. Omnis è stata realizzata con il contributo di varie persone che, donando le loro feci, hanno creduto il progetto, regalando il loro quotidiano inconsapevole canto alla vita. Archiviando pudore e decenza, hanno saputo disilludere l'identità e redimere il verme mistico quanto mondano dell'esistenza comune. Le feci sono state poi inglobate all'interno di parallelepipedi di resina, caratteristica di quasi tutte le opere della mostra. Ma è la prima volta che degli artisti si cimentano nella rappresentazione di un aspetto tanto comune della vita quanto nascosto. Nel 1961 Piero Manzoni sigillò 90 barattoli di latta, come quelli per la carne in scatola, a cui attaccò un'etichetta con la scritta «Merda d'artista», contenuto netto 30 grammi, conservata al naturale, prodotta ed inscatolata nel maggio 1961. Con la presentazione di un oggetto quotidiano, ma caricato di nuovo significato, Manzoni elabora la poetica del nouveau realisme, soffermandosi sulla figura dell'artista. Voleva svelare i meccanismi e le contraddizioni del sistema dell'arte contemporanea, protestando contro gli artisti che vedevano nell'arte un mezzo di eternarsi. Queste verranno poi imitate nel 2009. Un'altra opera che è basata sull'utilizzo di prodotti di scarto è il dipinto No Woman No Cry, realizzata da Chris O'Feely nel 1998. Il dipinto è in tecnica mista, tra cui pittura acrilica, pittura ad olio e resina poliestere. La figura è il ritratto di una donna di colore con capelli intrecciati mentre piange. Ogni lacrima include un'immagine collage di Stephen Lawrence, assassinato nel 1993. Quando esposto, la pittura si basa su due grandi grumi di sterco di elefante che sono posti su un pavimento, mentre un terzo grumo contenente mappaperni viene usato per formare il ciondolo della collana che poggia sul petto della donna. Sintesi estrema tra atto e potenza, posta a nobilitare la materia oltre all'oggetto, è il gabinetto d'oro di Cattelan, artista che a partire dal 2011 si era allontanato dal panorama culturale. L'opera, intitolata America, consiste in un VC realizzato interamente in oro da 18 carati e si pone come il risultato di un movimento di astrazione che aveva portato avanti lo stesso Manzoni.